ragazzi, io sono Jesus e oggi ci riprende con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, l'ultima volta mi sono dimenticato di tornare al menu iniziale. Come potete vedere, adesso giù in basso abbiamo la stella Mu, la stella di Rogue ZZ, chiamatela come ne avete voglia. Queste qua, ci sono tre stelle opzionali comunque nel gioco, spererei di riuscire a tenerle tutte così da fare tra virgolette il 100% del gioco, mi piacerebbe molto, anche se una stella non so se riuscirò a ottenerla. Però non vi spoilerò niente su quella stella. Ok, l'ultimo episodio, se ve l'avete perso, ho fatto vedere come sbloccare la modalità Rogue ZZ, quindi la Rogue o la Burai Mode, e anche la Sigma Mode, che affronteremo in questo episodio. Ok, quindi ritorniamo. Quindi, l'ultima volta ero qua, con un punto vita. Allora, intanto mi detrasformo, anche se un boss Sigma in realtà si trova in queste vicinanze, ma purtroppo è uno degli ultimi, quindi io non spoilerò niente. Allora, il boss, cosa posso dire sui boss Sigma che non sapete, che non conoscete? Beh, allora, innanzitutto, se qualcuno di voi sta cercando di completare al 100% il gioco, questo è un passo essenziale, tra virgolette. Perché i boss Sigma vi danno una medaglia quando sono stati sconfitti tutti. Inoltre vi sbloccano un boss Sigma opzionale. Quindi un boss opzionale del boss opzionale. Trip mentale della Capcom, ok. Io perdono. Non è questa la noise wave che cercavo, ma è qua, è quella per la meteorologia. Almeno questo è quello che ho capito da quello che ho trovato su internet. Quindi, primo passo, andate, usate la strada, eccola qua, onda rumore 3. Dovete recarvi praticamente sulla noise wave che porta alla meteora G. Un mio consiglio è di mettere un mantello se ce l'avete, se no dovete girare un po' a caso. Allora, vi spiego come appaiono i boss Sigma. I boss Sigma appaiono randomicamente in posti ben specifici. Non hanno bisogno di un warning, ma semplicemente fanno ruotare lo schermo, quindi niente warning, ma si differenziano da un incontro virus normale perché lo schermo ruota, lo vedete quando compaiono. Ok, calmi tutti, primo boss Sigma trovato. Infatti vi stavo dicendo, non capisco perché questo tizio è un boss Sigma, perché non ne capisco il senso, è un idiota a mio parere, però l'hanno reso un boss Sigma, quindi che ci volete fare? Cioè, se vogliamo passare, facciamo Rogue Sigma piuttosto. Però effettivamente ha fatto Rogue ZZ, per non ripetere la solfa, ha fatto bene a fare un qualcosa di diverso. Ce n'erano molti di più. Cioè, ce n'era... è l'universo primo. Non capisco perché Moon Destroyer merita di essere un Sigma. A parte che non so neanche io come sto facendo non prendere manco un danno, perché vedete, tutto sommato veloce è veloce. Ho 4 cure nella... vabbè, fantastico. Ho bisogno che venga qua vicino. Oh, ah, non mi ha preso. Pensavo che mi prendesse. Comunque facciamo diventiamo Black Ace, che non ho voglia di stare qua a perdere tempo. E come al solito Black Ace ci lascia soddisfatti, perché ci dà 2 spoiler cifre. Non ci credo che l'ha mancato. Non me ne capacito. Prima ancora che mi colpisse. Sto morendo. Nemico eliminato. Ok, non mi ha toccato. Mi aspettavo qualche ricompensa un po' meglio. Ok, allora, con questo abbiamo battuto il primo boss Sigma. In realtà potete battere questi boss quante volte ne avete voglia. Mi sa che però se li fate fuori in una zona, dopo dovete uscire dalla zona, rientrare e poi potete riaffrontarli. Comunque, se vi interessa Moon Destroyer Sigma, è nella Noise Wave 3, cioè la noise che si trova prima di accedere alla meteora G. Ok. Per il prossimo trucco, no, per il prossimo Sigma, bisogna andare nel server buco nero. Siamo nel server buco nero 2. Qua dovremmo trovare un altro boss Sigma, per quanto mi dicono dalla regia.
Quindi, come al solito, vale la stessa strategia di prima. Ah, fatemi salvare perché qua brutte sorprese ci sono. Purtroppo nel serio buco nero potete fare brutti incontri. Non ancora, non avevo ancora finito di dire brutti incontri. No, però niente di che, pensavo molto poco. Probabilmente avete intuito di quali brutti incontri sto parlando. A parte ovviamente la boss Sigma, che già di per sé è un brutto incontro. È così. Allora, il boss Sigma che stiamo per andare a affrontare adesso, non penso manco morto di poterlo far fuori con i punti vita che ho adesso, la Noise Wave che ho adesso e le... mi viene in mente la parola. Cosa? Ok, probabilmente questo pezzo del video non lo taglierò perché ho trovato il rumore Rowe. Sono tentato di farlo. No, vabbè, ok. Allora, visto che tanto... leggiamo. Attacchi spada P50. Una volta per turno blocca gli attacchi con la barriera Mu. Distrugge la modalità aggancio nemica che sei stato agganciato. Aggiunge paralisi alle carte non sbronzate e non elementari. Controlla i messaggi per ulteriori dettagli. Ok, mi ha dato... No, mi spiace. È fortissimo, lo so, me ne rendo conto. Ma prima proviamo a farlo fuori in questo modo. Nel caso... cambio noise, cambio mazzo e mi aggiungo un po' più di punti vita. Però proviamoci, magari per destino ce la faccio. Non è mai vero nella vita, però va bene. Stavo cercando di dire, quindi che non penso di farcela la prima. Moon Destroyer era il più facile dei Sigma. E non so, ripeto, non so perché hanno scelto di metterlo come Sigma. Comunque, noi cerchiamo. Ok, visto che con le buone non lo troviamo... E allora si fa i cattivi. E non lo faccio apposta, ragazzi, ma non vuole saltare fuori. Ok, allora non l'ho fatto di mia volontà. Sono stato costretto, ok? Non saltavo fuori e allora lo facciamo fuori così. Quindi, ragazzi, ecco il Sigma di oggi. Apollo Flame Sigma. Con una musica alquanto orribile che potrebbe insistire io. Ricordate quando dicevo che non era la migliore la mia? Beh, questo è il motivo, perché ogni volta che mi faccio dei danni a lui mi chiede la noise. Per motivi alquanto ovvi. Beh, ragazzi, sapete, no? Il legno non va da col D5. Comunque è un dopato del tubo. E non mi sa che lo dicevo, però ho fatto fuori così. E infatti. Ma possiamo riprovare. Bella figlia di fuoco, c'è una grande palla di pelle di fondo. Tutti i pesci di una galla. Per vedere la palla di pelle di pollo, fate la palla di pelle di pollo. Ok. Forse però è meglio. Inutile come poche cose al mondo e mi ha fatto anche malissimo. Sono no? Devo diventare. E vabbè, non è meglio. Mi sa che muoio. Muoio. E non ho più invisibile. Prontone! Rispondo ora. Bene, mi sono accorto adesso che la webcam purtroppo non stava registrando questa parte. Da un bel po' effettivamente, perché... siamo a 40 minuti che sto cercando di fare sto benedetto episodio. Giusto. Ricordi Simo, Rogue Noise, Jesus, ci sei? Non ti possono toccare comunque. Però sono sempre a un di vita.
E muoio, continuo a morire. Miseria! Come faccio a uscire uno? Come faccio a uscire uno? Mi ci sono aperte le opzioni. No. Io non riesco a capire perché le cose facciano così tanto. Urgono modifiche. Apollo Flame! Sigma! Non muore quel tipo! Non muore! Quindi ho la noise di cancer e un mazzo completamente acqua. Se non ce la facciamo così, non ce la possiamo fare. No, guardate, togli 400 con quell'attacco del turno. 400 è una cosa illegale. Guardatelo, 400. Ok, mi ha parato dall'attacco. Infame che non sei altro. Muori. Posso fare piranha, ma piranha lo voglio fare quando basta dolce. Però così. E così funziona. Mi sto per prendere però tanti danni, molti danni. Aia. Sei infame però, non fai mai lo stesso pattern. Fallo. Aia. Wow! Cosa ho schivato? E guarda, va, però è inutile usarlo così. Ok, l'ho parato. Dio! Ho uno! Non posso morire! Come lo faccio fare? Ho piranha, forse ce la facciamo. No, che io uso... Ah no, sono stupido, lo vedete che sono stupido? Io posso usare gli uso supporto acqua, danno l'invisibilità. Io sono stupido. Ah, mi ero ricordato all'inizio, gli uso supporto danno invisibilità, ragazzi. Ma allora abbiamo vinto. L'ho detto. Sì, è morto. Probabilmente ragazzi, porca miseria, probabilmente ragazzi avrò unito questo video con il precedente, quindi in realtà non avevo bisogno neanche di fare la intro. Però poco importa ragazzi, abbiamo fatto fuori, sì. Mamma mia. Qualche minuto di pausa, vi prego. 2000 years later. Ok ragazzi, io direi che questo episodio lo concludiamo qua. Probabilmente dovrò unirlo con il precedente. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video dove faremo fuori l'ultimo Sigma, che non vi spoilerò assolutamente. Quindi, bene ragazzi. Oh.
le vostre possibilità di fermarmi sono pari a zero. Ma credo che dei banditi debbano essere puliti ad imparare la lezione. Ragazzo, anima, sono pronto questa volta. È nostra! La battaglia finale è in onda! Bene! Sirius! Allora, sembra un angelo, fatemela passare perché ha delle ali dorate. Comunque, stavo dicendo, ce l'ho fatto Sirius! Sì! Mi fa fuori! Sì! A 3.000 punti di vita! Yeah! L'ottico Rowell, sì. Credo di dover farci quello fatto. Ok, Rowell, lottiamo. Sto per metterti a tappeto. Ok. 4.000 punti di vita, come potete ben vedere, ragazzi. E è devastante questo tipo di roll. Io proverò a farlo fuori con 1.110 punti di vita e con le mani col mio mazzo dopato. È praticamente un insulto, ma dobbiamo provarci. E già iniziamo male perché mi ha tagliato la barriera e sta per usare. Invece mi sono parato, fortunatamente.